può piovere per sempre. Nella gara valevole per la settima giornata della Serie 1 femminile, quella tra Cosenza e Messina, sembra una partita dall'esito scontato, anche in considerazione del precedente di Coppa Italia, nettamente favorevole alla squadra siciliana. Ma il nostro Sette Rosa ha vissuto un periodo così difficile, 6 sconfitte su 6 incontri la dicono lunga sul morale delle ragazze di Posterivo, ma non può piovere per sempre. Ci vuole uno scatto d'orgoglio, l'unione di squadra ed il coraggio, sì, di credere che siamo noi gli artefici del nostro destino. È la settima giornata del campionato di Serie 1 femminile, si affrontano all'Olimpionica di Campagnano la città di Cosenza Tubisider e la Waterpolo d'Espar Messina. Non ammainate bandiere, non distogliete lo sguardo, oggi può essere la giornata giusta per ottenere la prima storica vittoria nella massima serie pallanuotistica. Allacciate le cinture, che abbia inizio Cosenza Messina. Non può piovere per sempre. C'è da lottare, c'è da sgomitare. Ancora un ostacolo che sembra insormontabile. Sulla nostra strada ecco Messina, una società giovane ma con grandi ambizioni. Noi dal canto nostro abbiamo un futuro radioso davanti con giovani atlete che hanno grandi margini di miglioramento. Ma il presente è pieno di nubi cariche di pioggia. 6 sconfitte nelle prime 6 gare di campionato sono un ruolino di marcia imbarazzante, ma non devono demoralizzarci. Messina viene dal pareggio amaro in casa contro Rapallo e potrebbe essere un fattore da non sottovalutare per cercare di incutere timore alle nostre avversarie. Noi nell'ultima gara di Bogliasco abbiamo giocato 3 tempi da grande squadra, salvo poi rovinare tutto nel finale, ma non si vive di recriminazioni. Il presente si chiama Messina ed è uno scoglio che possiamo e dobbiamo superare. Le squadre nel frattempo, lo vedete, effettuano la fase di riscaldamento. Pochi secondi e sarà partita vera tra poco. Amici sportivi, un cordiale buon pomeriggio dalla piscina olimpionica di Cosenza. È la settima giornata del campionato di Serie 1 femminile. Si affrontano qui a Cosenza, la nostra città di Cosenza, Tubisider, il nostro Sette Rosa, contro il Waterpolo d'Espar Messina. Messina che è quarto in classifica, Cosenza purtroppo ultima, con 0 punti. Ma andiamo con le formazioni, iniziando proprio dalla squadra ospite. Calottina numero 1, Loredana Sparano, 2, Gaia Pilongo, 3, Ursula Gitto, 4, Daria Starace, 5, Alessia Morvillo, 6, Federica Radicchi, 7, Rianna Garibotti, 8, Vivian Sevenic, 9, Teresa Marchetti, 10, Rosaria Aiello, 11, Flaminia Avola, 12, Silvia Bosurgi. Queste le 12 che ha portato con sé il tecnico Maurizio Mirarchi. Fino ad ora per Messina 4 vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta, 58 le reti fatte, 51 le subite. È il turno ora del nostro Sette Rosa. Calottina numero 1, Divina Nigro, 2, Giusi Citino, 3, Martina Gallo, 4, Veronica De Cuia, 5, Noemi Vitaliti, 6, Blanca Gil, 7, Benedetta Garritano, 8, Carolina Nicolai, 9, Zoe Arancini, 10, Sara Zaffina, 11, Roberta Motta, 12, Agnese D'Amico e infine calottina numero 13, Angela Manna. Il nostro tecnico in panchina è Andrea Posterivo. Piove, piove a dirotto qui a Cosenza con la gara che avrà inizio. Io invece vi ricordo, come potete vedere proprio dalla grafica, quello che sono le gare in programma quest'oggi: Padova contro Bogliasco, poi Imperia contro Catania e Prato contro Firenze, oltre alla gara proprio qui di Cosenza tra Cosenza e Messina. Non si gioca invece per problemi causa maltempo la gara tra Rapallo e SIS Roma, che è stata posticipata. Bene, oggi bisogna osare assolutamente, il tutto per tutto, veniamo da 6 sconfitte consecutive, bisogna dare il massimo, rischiare in maniera però tale da poter cercare ovviamente di avere la meglio sulle nostre avversarie. Giochiamo in calottina bianca come sempre in casa, di contro in calottina blu le nostre avversarie di Messina. Pochi secondi e sarà partita tra poco. Arbitrano.
È quasi pronto tutto per l'inizio della sfida tra Cosenza e Messina. Arbitri dell'incontro, vi ricordo, Massimo Calabro di Macerata, 27esima gara in Serie 1, e Antonio Pascucci di Castellammare di Stabia, 149esima partita per lui in Serie 1. Prima contesa della gara, attacchiamo da destra a sinistra, è la nostra postazione. Prima contesa che se la giudica Messina con la Garibotti, che va a servire immediatamente Bosurgi. Posizione 2, si fa l'arco in posizione 1, l'agito, ma il pallone arriva alla Garibotti, c'è un fallo però da parte di Messina. Possiamo conquistare il primo pallone, possiamo così organizzarci ed imbastire la prima azione d'attacco. È iniziata da pochi secondi la gara tra Città di Cosenza Tubi Sider e Waterpolo Despar Messina. Attenzione alla motta servita dalla Vitaliti, ancora la Vitaliti per Blancacil, che va a concludere, gli dice di no la Sparano, brava, due mani ad avviare il pallone in due tempi, a far sua la sfera. Può ripartire Messina, 0-0, 22 secondi a disposizione della squadra ospite. Messina, che vi ricordo viene dal pareggio interno 8-8 con Rapallo, un pareggio amaro per la squadra di Mirarchi, ottenuta proprio negli ultimi secondi grazie ad un rigore realizzato proprio da Rapallo, e sta qui proprio il rammarico della squadra siciliana. Attaccano ora in calottina blu le ragazze di Maurizio Mirarchi con l'agito, poi la conclusione fuori misura da parte della Bosurgi. Si riparte con possesso palla a Cosenza, piove di rotto qui sulla città di Bruzzi, sulla piscina olimpionica di Cosenza. La Vitaliti per la motta, andiamo sull'out di destra ad imbastire la nostra azione d'attacco. Seconda azione offensiva per Cosenza, 20 secondi con la Vitaliti, nuovamente servita alla motta, chiama il pallone e lo riceve la D'Amico. Zoe Rancini, finta con conclusione, nuovamente centrale per la D'Amico, chiede il pallone alla Vitaliti, lo riceve, poi la motta, attenzione da lì a Roberta, serve nuovamente la D'Amico, dalla distanza conclude, il pallone che termina fuori, sibila il palo alla destra della Sparano, si resta sullo 0-0 a 6 minuti 29 secondi dall'inizio di questa gara. Pochi secondi, 6 minuti e 29 secondi mancano alla fine di questo primo quarto, 0-0 tra Cosenza e Messina. Nuovamente in posizione 1 riceve l'agito, è da lì che al momento Messina sta provando ad accelerare i tempi, a trovare lo spazio per una conclusione. Il numero da parte della Sevenic, che realizza la sua prima rete, sembrava aver perso il pallone, è arrivata invece prima di Divina Nigro ed è riuscita ad anticiparla e a spedire il pallone in rete. Vantaggio Messina, tutto questo grazie a Vivian Sevenic, nazionale olandese. Tante nazionali anche per Messina, sono 5 attualmente le nazionali, anzi 6 con due ex nazionali come Bosurgi, medaglia olimpica, e anche la Starace. Seguiamo questa azione nel frattempo di Cosenza sull'asse D'Amico Arancini, nuovamente la D'Amico, il pressing su di lei della Sevenice, pallone per Noemi Vitaliti, da posizione 2 Noemi ragiona, parla con le compagne, serve all'indietro scaricando Agnese D'Amico, nuovamente la Vitaliti, vuole il pallone centralmente, Blancacil viene fermata secondo il direttore di gara dalla Radicchi, c'è la prima espulsione, prima superiorità numerica per Cosenza. Vitaliti per Motta, facciamo girare il pallone per trovare il varco giusto, Noemi Vitaliti nuovamente per Roberta Motta, va a provare il muro alla Radicchi, poi la pallone per Carolina Nicolai, che si era inserita centralmente a botta sicura. Carolina, niente da fare perché la Sparano si è superata e ha detto di no alla pallonotista cosentina. Seguiamo questa azione nel frattempo della Sevenic, su di lei la marcatura da parte dell'Arancini che commette fallo, c'è la prima superiorità anche per Messina. La squadra di Mirarchi va a giostrare un pallone in zona d'attacco con il movimento e conclusione sulla traversa da parte della Bosurgi, andata a concludere, il pallone ha toccato la parte bassa della traversa e poi non ha varcato la linea immaginaria di porta, quindi si ricomincia da possesso palla Tubi Sider Città di Cosenza, 1-0 Messina, 4 minuti 50 secondi, avanza l'Arancini, va a servire la Vitaliti, ragiona Carolina, nuovamente a scarico per l'Arancini, serve la D'Amico, andiamo in posizione con la conclusione da parte di Agnese D'Amico, conclusione che viene neutralizzata da Loredana Sparano. Il giro della nazionale Loredana Sparano. Messina, che è una società giovanissima, pensate che nel 2006 fu comprato il titolo del Ragusa, parteciparono al campionato di Serie A2
da quella stagione in poi è stato un crescendo per la squadra siciliana. Seguiamo questa azione proprio della squadra di Mirarchi in calottina blu, servita la Bosurgi. Attenzione perché chiama il movimento alla compagna, la Sevenic deve andare in posizione 1, quindi cercano di non dare punti di riferimento. Servita la Sevenic, la Mancina va a scarico nuovamente per la Bosurgi, nuovamente la Sevenic centralmente. Pallone che viene poi scaricato dalle parti della Garibotti all'indietro con la Garibotti sempre servita, va a concludere e il pallone che entra in rete. Hanno fatto girare bene il pallone, non siamo riusciti a provare a sradicarlo dalle mani delle nostre avversarie che hanno trovato con la Garibotti la rete del 2-0. 2-0 Messina con Cosenza che però sull'1-0 ha avuto una grossissima occasione, anzi due occasioni con Blanca Gil e Carolina Nicolai. Si riparte da possesso palla Città di Cosenza Tubisider, là D'Amico si fa vedere Zoe Arancini, nuovamente Agnese D'Amico, piroetta per lei, sbaglia il passaggio, troppo superficiale là D'Amico e allora può ripartire Messina, lo fa con la Sevenic che prova a sfondare, poi si accentra ancora l'olandese, lei che è Mancina, vuole un pallone per provare a concludere, è bravissima in questa circostanza la Nicolai a non darle lo spazio necessario per trovare il pallone e conclusione. Andiamo in pressing su Messina, errore della D'Amico che non è riuscita ad effettuare un passaggio semplice ed ora ci mette una pezza Divina Nigro sulla conclusione di Ursula Gitto. Forza ragazze, dobbiamo provare ad osare quest'oggi, dopo 6 sconfitte consecutive bisogna cercare assolutamente di far valere il fattore campo, di contro però c'è una squadra che è quarta in classifica, vuole ovviamente giocarsi qualcosa di importante quest'anno, cioè Messina. Blanca Gil recupera il pallone sulla Bosurgi, la D'Amico chiama la Arancini, 4 secondi, allontana il pallone per non dare la possibilità all'avversario di ripartire e farci trovare impreparati in fase difensiva. La Sparano recupera il pallone, dà uno sguardo alle compagne, punteggio, Cosenza 0, Messina 2, 2 minuti, 31 secondi, la Bosurgi in posizione 1, la facciamo giocare, andiamo ora in pressing con la Gil. Nuovamente la Bosurgi in possesso palla, portano il doppio centro boa, vale a dire la Gitto e la Sevenic al centro. Ora la Gitto si sposta, buono il movimento, attenzione perché da lì può provare, lo fa, la traversa gli dice di no e si rimane sul 2-0. Divina Nigro fa suo il pallone, lasciamo troppo spazio come in questa circostanza, dando così la possibilità alle nostre avversarie di avere il tempo giusto per provare la conclusione, cosa che viceversa non accade perché quando andiamo noi in fase offensiva non riusciamo quasi mai a trovare il varco giusto per una conclusione. La Bosurgi va a servire la Sevenic, anzi la Sevenic che riesce nel passaggio largo per la Gitto. La Bosurgi, nuovamente la Gitto. Attenzione alla Sergi e alla D'Amico, lottano. La Sergi poi si libera, lei che è Mancina, anzi non è la Sergi ma l'Aiello, va a concludere. In due tempi Divina Nigro dice di no alla sua avversaria e allarga immediatamente il gioco per Roberta Motta. Profonda, se ne va, lato opposto, Blanca Gil, là D'Amico, serve Zoe Arancini, pallone per Noemi Vitaliti, Noemi ragiona, serve nuovamente là D'Amico, attenzione perché prima là D'Amico ha sbagliato un passaggio molto semplice, ora va a servire invece Giussi Citino che viene fermata in maniera fallosa dalla Garibotti, prima espulsione per la Garibotti, seconda invece per Messina, seconda superiorità per Cosenza e Andrea Postorivo chiama il time out per catechizzare, dovere le sue ragazze e sfruttare al meglio l'uomo in più. Ad 1 minuto e 21 secondi dalla fine di questo primo quarto che vede Messina avanti col parziale di 2-0, le reti vi ricordo di Vivian Sevenic e Arianna Garibotti. Vi ricordo che in questo settimo turno si giocano 4 partite, è stata rinviata la gara tra Rapallo e SIS Roma, sospesa a causa del maltempo che sta caratterizzando in questi giorni e sta traviando, possiamo usare proprio questo termine, la Liguria soprattutto. E allora la gara è stata posticipata, Cosenza che vi ricordo è ultimo in classifica con 0 punti, a 3 punti in ottava e nona posizione, quindi
terzultima e penultima, SIS Roma e Firenze, che saranno le prossime due avversarie di Cosenza. Zio Arancini, abbiamo 25 secondi da sfruttare, dobbiamo avere pazienza, dobbiamo trovare il varco giusto, fare girare il pallone, l'Adamico. Finta la conclusione, serve Blanca Gil dall'altra parte per l'Adamico, poi l'Arancini! Zoe! Accorciamo le distanze, 1-2, grazie a Zoe Arancini. Sull'asse Blanca Gil, Noemi Vitaliti, Zoe Arancini, del resto le ragazze più esperte della nostra squadra. Siamo riusciti a trovare proprio con l'australiana il varco giusto per battere Loredana Sparano. 1-2, siamo in partita. Grazie a Zoe Arancini che accorcia le distanze. La rete è arrivata con la superiorità numerica, la seconda superiorità numerica sfruttata da Cosenza dopo l'espulsione di Arianna Garibotti. La firma quindi di Zoe Arancini sull'1-2 del Cosenza contro Messina. Si riparte da possesso palla Messina, la Gitto va a servire la Marchetti, poi la Bosurgi, 1-2 con Marchetti, nuovamente la Bosurgi. Guardate in posizione centrale, la Aiello e la Zaffina sono corpo a corpo, non si lasciano. La Bosurgi da lontano va a concludere, il pallone che termina fuori, si può ripartire con la Tubi Sider che gioca il pallone con Divina Nigro per Noemi Vitaliti. Veloci, proviamo a prenderle di sorpresa, c'è il fallo della Sevenic, lo vede il direttore di gara, la terza superiorità per Cosenza. Sara Zaffina, Noemi Vitaliti, Roberta Motta. Su ragazze, troviamo il gol che ci può dare il là. Sara Zaffina, dobbiamo essere più veloci. Roberta Motta, 14 secondi, conclude Roberta! Ma cosa fa la Sparano che aveva, sembrava aver perso il pallone che stava per entrare in rete? La Sparano ha aperto la mano sinistra e ha allontanato il pallone. Stavamo per esultare, strozzato in gola, in gioia sulla conclusione di Roberta Motta, chiamato il time out da Maurizio Mirarchi per Messina. 9 secondi, dentro Veronica De Cuia, fuori Noemi Vitaliti, fa respirare anche Zoe Arancini, Andrea Posterivo, dentro Martina Gallo. Martina Gallo, Benedetta Garritano, Sara Zaffina, Veronica De Cuia, Roberta Motta, Giusy Citino e ovviamente il nostro portiere Divina Nigro. Sono al momento queste le 7 ragazze in acqua. 9 secondi alla fine di questo primo quarto che vede Messina davanti 2-1. Si riparte da possesso palla Messina. Cosenza, città di Cosenza, Tubi Sider 1, waterpolo d'Esper Messina 2. Andiamo sull'uno contro uno. Guardate la disposizione in acqua. Non le molliamo, sono 9 secondi. Loro in 9 secondi devono provare a liberare qualcuno al tiro. Andiamo in pressing. La Gallo sulla Sevenic, che si era inventata un varco giusto per concludere. Ha colpito il palo. Arriva la sirena a porre fine al primo quarto, Messina davanti 2-1, noi siamo ancora in partita, stiamo giocando bene al cospetto di una squadra forte come quella siciliana. Pochi secondi e ci sarà l'inizio del secondo quarto, tra poco. Tutto pronto per l'inizio del secondo quarto, nel primo Messina è riuscita ad imporre il parziale di 2-1, prima contesa a favore delle siciliane. Tra pochi secondi ci sarà la seconda contesa ad effettuarla per il nostro Sette Rose in calottina bianca. Attacchiamo da destra a sinistra, seconda contesa affidata a Veronica De Cuia contro Arianna Garibotti. Direttore di gara, vi ricordo, Massimo Calabro e Antonio Pascucci. Pascucci che è la sua 149esima partita in Serie A1. Si parte, seconda contesa, De Cuia contro Garibotti. La Garibotti arriva prima di un pelo sulla De Cuia. E allora, primo pallone di questo secondo quarto per Messina. La Morvillo, il pressing su di lei della Gil. Morvillo vuole, trova in posizione 2 la Bosurgi. L'esperienza della Bosurgi, va in pressing la Gallo. Pallone per la Sevenic, prova a non farla giocare l'Arancini. Si lotta in mezzo, e lotta tra Sara Zaffina e Rosaria Aiello, due numeri 10,
Noemi Vitality, va Noemi, può nuotare, affronta la sua avversaria, avanza, guadagna metri, ancora la Vitality, vuole la Zaffina, Zaffina che ha preso il posto della D'Amico, D'Amico che in precedenza ha sbagliato e ha rischiato moltissimo. Attenzione a questo passaggio per Blanca Gil, in mezzo a due, non riesce a liberarsi, c'è il fallo secondo il direttore di gara, pallone portato sotto l'acqua, si riparte da Messina con la Sparano. Aspetta il movimento delle compagne, va a servire nuovamente la Bosurgi, è lei la mente di Messina, ancora Bosurgi, addomestica la sfera, va a cambiare gioco lì dove prova a fiondarsi, seppur in ritardo, la Morvillo. Cambio campo, la Sevenic, nuovamente centrale per la Aiello, c'è il fallo della Zaffina, superiorità per Messina, attenzione alla squadra siciliana, la Sevenic con la... passaggio per la Bosurgi, nuovamente la Sevenic, da posizione 1, si allarga ancora, serve la Bosurgi, pallone centrale e la rete da parte di Alessia Morvillo, anzi Federica Radicchi ha segnato il terzo gol per Messina, inganna la calottina delle giocatrici del Messina. E quindi sul nostro taccuino finisce Federica Radicchi per il 3-1 della squadra siciliana, che ha sfruttato al meglio la seconda superiorità della partita per l'espulsione di Sara Zaffina. Al momento 3 superiorità Cosenza, una sfruttata, 2 superiorità Messina, una sfruttata. Zia Arancini, Agnese D'Amico, si fa vedere Veronica De Cuia, Agnese D'Amico. Nuovamente rischia, è tanto, un passaggio, poi Martina Gallo centralmente per Blanca Gil, prova a liberarsi, c'è il fallo, lo vede il direttore di gara, il numero 6, vale a dire la Radicchi, è alla seconda espulsione. Superiorità, quarta per Cosenza. Proviamo a far girare veloce il pallone, sentite anche in sottofondo Andrea Posterivo che chiede più velocità nella manovra, però non siamo precisi. Pecchiamo proprio mentre proviamo sull'imbeccata della D'Amico dare la possibilità a Zoe Arancini di far male. La conclusione viene neutralizzata in due tempi da Loredana Sparano. Lì dove c'è una buona idea proviamo a farci vedere in zona d'attacco, ma la Sparano al momento ha fatto almeno due parate provvidenziali. Punteggio 3-1 Messina. La Bosurgi dalla distanza, finta la conclusione perché c'è un fallo, può ripartire Cosenza. Divina Nigro attende il movimento delle compagne, serve Veronica De Cuia, va Veronica, nuota le sue bracciate per guadagnare metri, pallone per Noemi Vitality, si fa vedere centralmente Zoe Arancini, portiamo il doppio centro boa, pallone all'indietro nuovamente per Veronica De Cuia, poi Agnese D'Amico. C'è l'espulsione? Espulsione da parte della Bosurgi. Quinta superiorità per Cosenza. Zoe Arancini, Agnese D'Amico, nuovamente Zoe Arancini. Pallone per Blanca Gil. Agnese D'Amico, nuovamente Zoe Arancini, 13 secondi. Pallone per Noemi Vitality! Noemi ci porta sul 3-2 per Messina. Accorciamo, meno 1. Nuovamente sull'asse Arancini Vitality riusciamo a trovare il varco giusto. In precedenza la Vitality aveva servito l'Arancini per il gol del momentaneo 1-2, ora è l'Arancini a ricambiare il favore e la Vitality a portarci sul meno 1. 2-3 il punteggio. Noemi Vitality che è alla sua seconda stagione qui a Cosenza, ha dimostrato di essere fondamentale per questa squadra nella passata stagione, lo sta continuando a dimostrare in questa, seppur l'inizio delle Silane è stato difficile. Vi ricordo 6 gare giocate fino ad ora, 6 sconfitte, ma che numero fa la Gil sulla Morvillo, un grandissimo numero di Blanca Gil, ci può dare coraggio, proviamo a ripartire, attenzione perché proviamo a sfondare con Veronica De Cuia, ancora Veronica, la conclusione sulla traversa, anzi Noemi Vitality che ha concluso sulla traversa, ma c'è stata la deviazione da parte della Sparano. Da rivedere il gran numero di Blanca Gil in fase di recupero del pallone. Attenzione perché non viene segnalato il fallo della Sevenic, ma quello della Gallo. E allora la Sevenic può partire. Attenzione perché parte l'olandese, la Mancina, che va allo scarico all'indietro. Riceve nuovamente la Sevenic, che da buona posizione sbaglia,
cedendo il pallone sulla traversa. È stata la terza superiorità per la squadra di Nirarchi, mentre sono 5 fino ad ora le superiorità a favore di Cosenza, una sfruttata. Zio Arancini, Agnese D'Amico, partita viva, tutto in bilico, la Nicolai, pallone centrale per Blanca Gil, niente da fare, fallo in attacco, si riparte a 3 minuti 48 secondi alla fine di questo secondo quarto con Messina. Prova ad aprirsi a ventaglio la squadra di Mirarchi con Garibotti, che va a servire Starace. Nuovamente per Garibotti, il pressing su di lei di Roberta Motta. La Garibotti va a trovare in posizione 2 la Sevenic, prova a non dare punti di riferimento. Attenzione a questo pallone per la Gitto che conclude e trova il varco giusto. Ursula Gitto per il 4-2 Messina. Sembriamo, lo ripetiamo, capaci di poter riprendere la squadra siciliana, ma sul più bello lasciamo troppo spazio alle nostre avversarie che ritornano sul più 2, che è anche il massimo vantaggio fino ad ora costruito dalla Waterpolo Despar Messina. Cambio nel nostro sette rosa, fuori Zoe Arancini che va a colloquio con Andrea Posterivo, al suo posto dentro Giusy Citino. Agnese D'Amico per Blanca Gil, pallone per Noemi Vitaliti, ragiona Noemi, lei è la nostra mente. Attenzione, Giusy Citino non riesce a liberarsi, c'è il fallo da parte della Morvillo, numero 5 Morvillo, e la rete! Ancora lei, Noemi Vitaliti, prende, coglie di sorpresa tutta la difesa avversaria. Noemi Vitaliti ci dà nuovamente la possibilità di andare a meno 1. Sfruttiamo a dovere la sesta superiorità, su 6 superiorità, 2 sfruttate sino ad ora, grazie alla rete di Noemi Vitaliti. Noemi Vitaliti che al momento è anche la miglior realizzatrice della partita con 2 reti. Cosenza 3, Messina 4, 2 minuti 58 secondi, alt, che si fermano tutti perché Cosenza. C'è l'espulsione di Roberta Motta, se non andiamo errati, così è. Espulsione di Roberta Motta e il time out richiesto a 2 minuti e 54 secondi dalla fine di questo secondo quarto da Maurizio Mirarchi. Segnaliamo quindi l'espulsione di Roberta Motta, la prima per Roberta. Al momento a livello di espulsioni solo Federica Radicchi, 2 espulsioni, quindi la prossima diventerà definitiva. Al momento però time out richiesto da Mirarchi e Messina che può sfruttare questa occasione con l'uomo in più. Vi ricordo le reti fino ad ora realizzate per Messina: Sevenic, Garibotti, Radicchi, Egitto, tutta una rete per Cosenza, Zio Arancini una rete e 2 invece reti per Noemi Vitaliti. Reti in sequenza che ci consentono di stare dietro col fiato sul collo alla squadra siciliana, che però è ancora davanti 4-3 a 2 minuti e 54 secondi dalla fine di questo secondo quarto. L'ok dei 2 direttori di gara, Calabro e Pascucci, pallone nelle mani di Sparano. Poi la Radicchi, la Bosurgi, quella è la Sevenic, il pallone, lo riceve, attenzione alla Sevenic, il pallone centrale per la splendida rete di Rosaria Aiello. Rosaria Aiello ha la sua prima marcatura in questa gara e sull'asse Radicchi Aiello, quest'ultima riesce a battere Divina Nigro, ma nuovamente diamo troppa libertà centralmente alle nostre avversarie di liberarsi, di trovare anche la traiettoria giusta, il varco, la verticalizzazione per l'imbeccata, e siamo ancora sotto meno 2. Agnese D'Amico, attenzione dalla distanza alla D'Amico, pallone per la De Cuia, Veronica Dallì, vediamo se ci prova, serve la Vitaliti, ancora Noemi, sempre Noemi. Cosenza 4, Messina 5, 2 minuti 16 secondi, ancora meno 1. Dalla D'Amico alla De Cuia,
Veronica ha fintato la conclusione, ha allargato in posizione 1 lato buono la Vitality, ha piegato le mani della Sparano. Con forza, caparbietà, decisione, sono le conclusioni che in questo momento servono per mantenerci in vita. Cosenza 4, Messina 5, 2 minuti 10 secondi alla fine di questo secondo quarto. La Bosurgi prova a mettere ordine nella propria squadra, il pressing della Gil che è timido e allora dà la possibilità alla Bosurgi di servire centralmente la Morvillo. Attenzione a questo passaggio errato, la De Cui è bravissima a leggere l'azione e a ripartire. Andiamo, proviamo quantomeno ad andare in superiorità con il passaggio della De Cuia per la Vitality. Attenzione perché Noemi ha la manina calda, vediamo se ci prova il fallo da parte dell'Aiello e ritorna a piovere con insistenza sull'Olimpionica di Cosenza. La De Cuia, scarico per la D'Amico. Dobbiamo provare a cercare la conclusione. Zoe Arancini conclude! Pallone che termina sul fondo. Ci ha provato Zoe, anzi la Gil, con una conclusione che è terminata sul fondo. Ritorna a piovere con insistenza, mentre ora seguiamo questa azione della Sevenich. Nuovamente la De Cuia provvidenziale insieme alla D'Amico. Stiamo giocando bene in fase difensiva in questa circostanza. Ci sta dando una grande mano però anche Veronica De Cuia, che in ripiegamento difensivo sta leggendo benissimo le azioni della squadra avversaria. E si riparte sull'asse Vitality-Gil. Chiama il pallone la Vitality, viene servita, attenzione a Noemi da lì, conclude! Ancora lei! Noemi Vitality, 5-5 e parità! 56 secondi alla fine del secondo quarto, la Vitality alla mano calda, 4 reti sino ad ora, tutte segnate nel secondo quarto. E il secondo quarto al momento è quello di Noemi Vitality, e lei che sta di fatto sta consentendo a Cosenza di restare in partita, di trovare in questa circostanza il pareggio. Riparte nuovamente Messina, lo fa con la Morvillo, pallone per la Bosurgi, su di lei la Garritano. La Bosurgi ragiona, vuole il movimento dell'Aiello, serve invece l'agitto. Attenzione all'Aiello che si libera, la vede! E ancora una volta l'Aiello con un movimento a sorpresa riesce a trovare il varco giusto centralmente per siglare la sua seconda rete e riportare in davanti Messina 6-5 più 1 di nuovo per la squadra di Maurizio Mirarchi. 37 secondi alla fine di questo secondo quarto, i cambi del tecnico posterivo: fuori Veronica De Cuia, dentro Blanca Gil. Al momento giochiamo con Zaffina, Garritano, Gil, Zoe Arancini, Motta, Citino e ovviamente in porta Divina Nigro. Sara Zaffina, 20 secondi, pallone per Blanca Gil, nuovamente Sara Zaffina. Vediamo se proviamo a cercare la Motta. Prova la Zaffina e non è fortunata perché il palo dice di no a Sara Zaffina, che aveva trovato il varco giusto. Attenzione perché ci addormentiamo, ma la Nigro è bravissima in uscita a fermare l'Aiello. E Andrea Posterivo chiama il timeout a 7 secondi dalla fine di questo secondo quarto. Abbiamo 7 secondi per liberare qualcuna delle nostre al tiro e chissà che ci vada anche bene per chiudere questo secondo quarto. Lo meriteremo per quello che abbiamo fatto in questo secondo quarto, meriteremo il gol del pareggio. Andrea Posterivo parla con le sue ragazze quando mancano 7 secondi, Messina davanti 6-5 al momento. Però è stato questo secondo quarto, il quarto di Noemi Vitality. Noemi siciliana, lei che sembra avere quasi un conto aperto con le squadre siciliane. 4 reti per lei in questo secondo quarto, 4 reti che ci hanno consentito di arrivare fino al 5 pari. Poi l'Aiello ha riportato davanti Messina come se fosse una vera e propria gara di nuoto. Siamo quasi giunti a metà percorso e ancora con una manina Messina è davanti, però noi ci siamo e continuiamo a provarci. La Vitality questa volta chiede troppo, 2 secondi dalla fine, va a concludere e non inquadra la porta.
conclusione invece da dimenticare, quella dell'Asparano, con la sirena che pone fine al secondo quarto. Messina è davanti 6-5, ma è partita vera, è tutto in bilico, pochi secondi e ci sarà l'inizio del terzo quarto col cambio campo tra poco. Tutto pronto per l'inizio del terzo quarto, attacchiamo da sinistra a destra della nostra postazione in calottina bianca, di contro le nostre avversarie in calottina blu. Messina davanti 6-5, vi ricordo al momento miglior realizzatrice dell'incontro, Noemi Vitaliti, 4 reti per lei, tutte nel secondo quarto. Il secondo quarto è stato fino ad ora il quarto più avvincente, lì dove Cosenza ha cercato di recuperare lo svantaggio iniziale. Un parziale, quello di 2-0 iniziale da parte di Messina, poi abbiamo chiuso il primo quarto sul 2-1, 4-4 invece nel secondo quarto. Si va alla terza contesa, le prime due le abbiamo perse, ora proviamo con Agnese D'Amico a conquistare il pallone, notevolmente in ritardo la D'Amico rispetto alla sua avversaria. Cambiamo sempre ragazza per quanto riguarda le contese, la prima Zoe Arancini, la seconda Veronica Di Cuia, la terza Agnese D'Amico. Nessuna delle tre, in nessuno dei tre casi siamo riusciti a conquistare il primo pallone. Messina con l'agitto, ragiona, attenzione perché viene fischiato il fallo della D'Amico. Espulsione della D'Amico significa quarta superiorità per Messina. Attenzione a questa azione con la numero 5, la Morvillo, che non riesce ad indirizzare la sfera verso la porta di Divina Nigro, pallone che termina sul fondo. Noemi Vitaliti, ragiona Noemi, chiede, trova la collaborazione di Sara Zaffina, nuovamente la D'Amico, duettano le due. Attenzione a Noemi, pallone per Zoe Arancini, attenzione a Zoe, si accentra l'australiana, pallone morbido per Martina Gallo, ci prova, niente da fare, il pallone non arriva in maniera incisiva verso la porta della Sparano, che riesce comodamente a far suo il pallone e a servirlo alla Bosurgi. Su di lei Martina Gallo, l'agitto, si fa vedere e si porta in posizione 1, lì dove va a controllarla Blanca Gil. La Morvillo per l'Aiello, sull'Aiello c'è la Vitaliti, poi il movimento da parte della Sevenic che viene bloccata in maniera ottima dal duo Arancini-Vitaliti. La Nigro vuole la Vitaliti, la trova, brava Divina, pallone per Noemi Vitaliti, attenzione a Noemi da lì, vuole e trova Martina Gallo, centralmente il pallone per Blanca Gil, Blanca con la Sparano che apre la sua manona e le dice di no, è andata quasi a colpo sicuro Blanca Gil, che ha ritrovato il pallone, ha provato ad indirizzarlo alla sinistra della Sparano, che però ha capito tutto, ha bloccato la sfera. Siamo dalla parte opposta, asse, Gitto Bosurgi, nuovamente la Gitto, centralmente si fa vedere la Sevenic, che riceve, si gira, che numero della Sevenic, che riesce a trovare il varco giusto, battendo Divina Nigro. Vivian Sevenic è la sua seconda rete personale, più 2, ritorna sul più 2 Messina, lo fa segnando la prima rete di questo terzo quarto, è il massimo vantaggio anche costruito dalle siciliane in questa partita, prima sullo 0-2, poi sul 5-3 ed ora sul 7-5. Si riparte, Cosenza in possesso palla, Sara Zaffina, 7-5 Messina, 5 minuti 44 secondi alla fine di questo terzo quarto. Noemi Vitaliti si libera dalla marcatura della Garibotti, niente da fare, non riusciamo ad essere incisivi quando è il momento di esserlo e allora Messina può ripartire. Oggi stiamo cercando di tenere con insistenza Blanca Gil come centroboa, questo per dare probabilmente più esperienza, mentre ora è anche, seguiamo questa azione con l'espulsione della Motta e si tratta della seconda espulsione per Roberta Motta e della quinta superiorità, anzi della sesta superiorità per Messina. Time out richiesto da Mirarchi a 5 minuti e 7 secondi,
e l'impressione che Mirarchi voglia sfruttare al meglio questa superiorità per cercare di prendere o provare quantomeno a prendere il largo. Cosenza che, vi ricordo, viene dalla sconfitta di Bogliasco, anche per Cosenza l'ultima gara brucia, e una sconfitta, quella di Bogliasco, che brucia molto, perché pensate, fino al terzo quarto punteggio era di 4-4, poi abbiamo sperperato tutto nell'ultimo quarto, lasciando di fatto alle nostre avversarie la possibilità di passare in vantaggio, e da quel momento in poi nell'ultimo quarto è stato un monologo delle Liguri. Messina che invece, lo ripetiamo, viene dal pareggio interno 8-8 contro Rapallo, Rapallo che è riuscita proprio negli ultimi secondi con un tiro di rigore ad ottenere un pareggio, per questo brucia tanto l'ultima sfida casalinga per le siciliani, mentre ora seguiamo questa azione con la Busurgi per la Sevenic, che arretra e dimostra la sua posizione. La Gitto sull'asse, Sevenic, Garibotti, Gitto, quest'ultima trova la seconda rete personale ed è anche la rete del 8-5 in favore delle siciliane. Cambio nel nostro sette rosa, fuori Carolina Nicolai, dentro Giusy Citino. Messina 8, Cosenza 5. Abbiamo iniziato questo terzo quarto lasciando il tempo e lo spazio alle nostre avversarie di poterci far male. Ci bucano sempre centralmente e noi non riusciamo assolutamente a fermare. Ci abbiamo provato in alcune circostanze, siamo state anche brave, ma in altre pecchiamo davvero di ingenuità grossolane. Attenzione alla Garritano, ci prova da lì, la traversa, dice di no a Benedetta Garritano, ritornata ad allenarsi con le compagne a 2 settimane, qualcosa di più, lei che è stata a Londra per motivi di studio. Benedetta è ritornata, pedina fondamentale nel sette rosa di Andrea Posterivo, ragazza giovanissima che ha contribuito e tanto alle vittorie in campo giovanile, lei che è cresciuta ovviamente nel Cosenza nuoto. Attenzione a questa azione, l'Aiello a contatto con la Garritano, secondo il direttore di gara Benedetta Garritano ha commesso fallo, espulsione Garritano, settima superiorità per le nostre avversarie. La Busurgi, Sevenic, pallone che arriva dalle parti della Garibotti, all'indietro per Daria Starace, su di lei il pressing della Citino, brava Giusy, recupera il pallone, bravissima la Citino che riesce a far sua la sfera. Attenzione perché parte Giusy, vediamo se proviamo a far male nuovamente, andiamo a servire Noemi Vitaliti, la chiusura da parte della Starace sulla Vitaliti che va giù, c'è il fallo, lo voleva, lo ha cercato la Starace per rallentare il gioco della città di Cosenza Tubisider. La Zaffina, attenzione perché da lei ci può provare Sara Zaffina, da dimenticare la conclusione della Zaffina. Sì, osare, sì, rischiare, ma bisogna saperlo fare. E in questa circostanza abbiamo dimostrato che il pallone scotta talmente tanto da non riuscire ad inquadrare la porta e dare la possibilità alle nostre avversarie non solo di guadagnare metri, ma anche di farci male, malissimo. La rete del 9-5 porta la firma di Arianna Garibotti, seconda rete personale per la Garibotti. E Messina che prende il largo, lo dicevamo, aveva chiamato il time out a 5 minuti e 7 secondi in Mirarchi perché voleva assolutamente segnare il gol in superiorità, lo ha fatto e da quel momento in poi Messina ha preso il largo. Messina che in questo terzo quarto ci sta punendo con un parziale di 3-0 e noi al momento in questo terzo quarto siamo lontani parenti di quelli che nel secondo quarto hanno dato battaglia con un 4-4, là d'amico dalla distanza. Vediamo cosa fa. 9 secondi. Zoe Arancini. Prova Zoe! La sparano a due mani. Espulsione. E quindi superiorità per Messina. Espulsione della numero 12 Agnese D'Amico.
e veloce veloce, in men che non si dica, la Starace su assist delizioso della Garibotti ci fa male malissimo, perché di fatto porta Messina più 5 su Cosenza, ma quest'ultimo gol è lo specchio di quello che è l'inizio di stagione. Sbagliamo la conclusione, invece di ripiegare e trovarci in vantaggio non tanto di metri quanto di centimetri, perdiamo invece metri, dando la possibilità alle nostre avversarie di trovare varchi e passaggi e traiettorie, linee di passaggio che fanno male. Ancora Messina, e il ritardo Lacitino, e la Morvillo va a servire la Bosurgi, poi c'è un fallo in attacco, si riparte da possesso palla Città di Cosenza, Tubisider. È una costante, non riusciamo a mantenere un determinato ritmo, e appena abbassiamo il ritmo le nostre avversarie ci fanno male. Guardate la Gil che dice alle sue compagne: su ragazze, andiamo. Invece sembriamo essere crollate psicologicamente, sembriamo non riuscire neppure a nuotare e a tenere il passo delle nostre avversarie. Fin quando ci ha tenuto in vita la Vitality? Gioco di parole, ma è il caso di dirlo. Abbiamo dato filo da torcere a Messina. Ora il terzo quarto, dove davvero non riusciamo assolutamente neppure a trovare una linea semplice di passaggio, a disegnarla. La Arancini per la Vitality, all'indietro per la Motta. Non possiamo costringere la Motta da lì a concludere. 2 secondi, la Motta allontana. Mentre le nostre avversarie trovano linee di passaggio dal fondo al centro, noi invece siamo sempre costantemente allo scarico, all'indietro, e non riusciamo mai ad avanzare, a trovare o il centro boa o comunque un movimento a tagliare da parte di una nostra giocatrice. Ed ora c'è una doppia espulsione, Bosurgi e Arancini. Zoe Arancini alla seconda espulsione, la Bosurgi anche alla seconda espulsione. Alla prossima per entrambe diventerà definitiva. 1 minuto 3 secondi, Città di Cosenza Tubisider 5, Messina 10. La Sevenic, la Nigro devia il pallone sul palo. 45 secondi, Andrea Posterivo chiama il time out. Un terzo quarto totalmente da dimenticare. Un terzo quarto nel quale Messina ha accelerato e di fatto è stata devastante, perché fino a quel momento, fine del secondo quarto, i parziali erano 1-2-4-4, significa Messina davanti più 1 sul 6-5. Nel terzo quarto un parziale terrificante di 4-0, che testimonia il calo da parte del nostro Sette Rosa. In settimana ha intervistato anche il presidente Giancarlo Manna, presidente, il nostro presidente, presidente della Città di Cosenza Tubisider, Giancarlo Manna, ha cercato di caricare le ragazze dicendo che comunque ci si aspettava un inizio così difficile. Ed ora diventeranno fondamentali le prossime due gare, perché andremo a giocare a Roma contro la SIS e poi in casa contro Firenze. Significa che queste tre squadre, o almeno la classifica al momento dice che queste tre squadre, si giocheranno la salvezza. Arancini per D'Amico, ancora Arancini, 22 secondi,
22 secondi, dobbiamo cercare di ragionare. Espulsione della numero 5, espulsione messa. La Morvillo, Alessia Morvillo, Zio Arancini, Roberta Motta, Giussi Citino! La rete del 6-10 con la firma di Giussi Citino, prima rete personale per Giussi. Siamo riusciti finalmente a trovare una traiettoria di passaggio centralmente e lì la Citino ha beffato la Sparano sul proprio palo, sul primo palo, dando a Cosenza la possibilità di andare a meno 4. Cosenza 6, Messina 10, 23 secondi alla fine di questo terzo quarto. Si riparte, possesso palla Messina, Labbo Surgi, ora Messina ovviamente con giocatori esperte come ad esempio Labbo Surgi, ora in possesso palla, proverà a far scorrere i secondi e provare proprio in conclusione di quarto una conclusione verso la porta della Nigro, sbaglia però Messina e fa e commette una grossa ingenuità e allora dobbiamo provare a ripartire con la Vitaliti, 2 secondi, tira! Non lo facciamo e finisce il terzo quarto. È come se non riuscissimo a ragionare. E anche questo finale di terzo quarto è l'emblema un po' di quello che è il nostro campionato. Ragioniamo con qualche secondo di ritardo. E a ragionare con qualche secondo di ritardo arriva la sirena a fermarti. Finisce anche il terzo quarto, Messina davanti, 10-6 su Cosenza a pochi secondi e ci sarà l'ultimo quarto di questa sfida tra poco. Tutto pronto per l'inizio dell'ultimo quarto, Messina davanti più 4, 10-6 al momento il punteggio a favore delle siciliane. Dobbiamo comunque crederci, dobbiamo provarci, dobbiamo restare incollate alle nostre avversarie, andare nell'uno contro uno, corpo a corpo, cercare di lottare su ogni pallone, solo così possiamo realmente provare a fare un miracolo. Il terzo quarto è stato davvero devastante con Messina che ha preso il largo, quarta contesa su 4 a favore delle siciliane. Ha provato Roberta Motta ad arrivare prima dell'Aiello, niente da fare. Bo Surgi in possesso del pallone, su di lei Martina Gallo. L'Adamico prova ad andare in anticipo sulla Sevenic. Guardate il movimento dell'Aiello, vanno ad attaccarci centralmente facendo però girare il pallone sui laterali. Poi la conclusione dell'agitto sull'incrocio dei pali. Giochiamo il primo pallone dell'ultimo quarto, 7 minuti, 32 secondi. Non dobbiamo sbagliare nulla, dobbiamo essere praticamente perfette in quest'ultimo quarto. Agnese D'Amico, dalla distanza. Poco movimento da parte delle ragazze, va Roberta Motta a provare a non dare punti di riferimento. La Vitaliti, attenzione alla Vitaliti, vediamo se ci prova, lo fa! Noemi Vitaliti, 7-10! Vitaliti, la rete numero 6. Sempre lei! La città di Cosenza, Tubisider, Messina 10. La Vitaliti ha trovato ancora una volta il varco giusto per battere la Sparano. Città di Cosenza, Tubisider 7, waterpolo Despar Messina 10. L'Aiello per la Bo Surgi, miglior realizzatrice Noemi Vitaliti, è lei al momento la giocatrice che per quanto riguarda Cosenza sta davvero facendo la differenza. Attendiamo la Gil, l'Arancini, devono cercare anche Blanca Gil e Zoe Arancini di poter imprimere ritmo, gioco e reti alle loro partite, darci una mano, una grossa mano, perché è da loro che ci si aspetta quel qualcosa in più. Roberta Motta dalla distanza, serve nuovamente Noemi Vitaliti, ancora Roberta Motta, attenzione, fallo, espulsione da parte della Aiello, prima per la Aiello.
Cosenza in possesso palla con la Vitality, attenzione a Noemi Dalì, Roberta Motta, nuovamente la Vitality, nuovamente la Motta, vediamo se proviamo a concludere, dobbiamo farlo, ci appoggiamo sempre sulla Vitality, poi la Motta conclude, il pallone deviato che va a sbattere sul palo con la Sparano che tira un sospiro di sollievo, attenzione però dalla parte opposta la Bosurgi che si fa spazio sulla Vitality, riesce a mantenere il possesso del pallone con esperienza, con sagacia la Bosurgi, brava a far sì che Messina rimanga in possesso palla a 5 secondi alla fine, la Aiello 4 secondi, 3 secondi, attenzione alla rete in chiusura proprio dei 30 secondi. L'Aiello segna la terza rete personale, l'undicesima per Messina che si riporta sul più 4. Cinque minuti, 31 secondi, si protesta nel frattempo per la rete dell'Aiello, secondo alcuni è avvenuta alla fine dei 30 secondi, il direttore di gara però ha convalidato, i direttori di gara hanno convalidato e di fatto Messina ritorna sul più 4. Noemi Vitality, Zoe Arancini, Agnese D'Amico, Roberta Motta. Siamo lente nel giro palla, ragazze, abbiamo 5 secondi, 4 secondi, la Vitality, niente da fare, palomba facile facile che arriva nelle mani della Sparano. Capovolgimento di fronte con la Garibotti che viene fermata in maniera fallosa dalla Vitality. Espulsione della numero 12, se non andiamo errati, Agnese D'Amico. 4 minuti e 50 secondi, Messina davanti, 11-7 su Cosenza. Cosenza che però sembrava essere partita bene in questo ultimo quarto con la rete proprio alla pronti via di Noemi Vitality, quinta rete personale per Noemi, miglior realizzatrice al momento, la migliore in vasca di questa gara, seppur Cosenza sotto di 4 reti contro Messina. Messina che quando ha accelerato ha dimostrato di essere una spanna sopra rispetto a Cosenza, certo ha sbagliato molto anche la squadra di Mirarchi che però annovera signore giocatrici nella propria squadra, ben 5 nazionali, la Sparano, il portiere Sparano, la Morvillo, la Radicchi, la Garibotti, la Sevenic, la Aiello, superiorità ora che può sfruttare la squadra siciliana. 4 minuti 49 secondi alla fine di questo, di questa partita. Morvillo, Bosurgi, Sevenic, cambio campo, il pallone che arriva dalle parti della Garibotti, poi la Radicchi, la Sevenic, centrale, la Aiello, sempre la stessa azione, identica, e noi che non riusciamo a fermarle, a leggere l'azione, abbiamo preso in questo modo almeno 4 reti identiche l'una all'altra. Rosaria Aiello segna la sua quarta rete personale e il 12-7 di Messina e il più 5 per la squadra di Maurizio Mirarchi, massimo vantaggio costruito in questa partita per la squadra di Mirarchi, la Waterpolo d'Espar Messina che sul 12-7 a 4 minuti e 19 secondi dalla fine di questa gara mette una seria ipoteca sui 3 punti. Seguiamo questa azione con l'Arancini che scheggia l'incrocio dei pali, pallone che termina sul fondo, ritorna a piovere con insistenza e il tempo rispecchia un po' quello che è lo stato d'animo non solo dei tifosi qui in tribuna ma anche di una squadra che non riesce a fare punti in questo campionato. Guardate la Nigro poi che riesce ad evitare alla Gitto di segnare la 13ª rete. Ripartiamo con Roberta Motta, prova a farsi spazio Giusy Citino, Motta all'indietro per Vitality, Vitality per Citino che prova ad allargare per la Motta, vediamo Roberta se prova
un fendente verso la porta della Sparano. Non se la sente, pallone per la Gil. Mancano 4 secondi, bisogna concludere. 2 secondi, 1 secondo. La Zaffina prova una palomba, ma il pallone termina di poco al lato. Scintille nel frattempo tra Giussi Citino e Arianna Garibotti. Il direttore di gara lascia proseguire. Si riparte da possesso, palla Messina. La Bosurgi per la Gitto, con calma, calma serafica quella della Bosurgi. Del resto Messina è davanti, deve solo gestire il vantaggio la squadra di Mirarchi. Nuovamente la Bosurgi, pallone centrale poi lì dove la Sevenic viene chiusa nella morsa. Zaffina Gil, e la Gil a servire poi profonda la Motta. Attenzione a Roberta, da lì con calma arriva in posizione, va allo scarico sulla Vitaliti. All'indietro per la Zaffina, 13 secondi ragazze, proviamo a trovare il varco giusto per concludere. La Zaffina, 5 secondi, devi concludere, traversa ancora, niente da fare, provvidenziale anche la deviazione, crediamo, della Bosurgi, da rivedere. Bosurgi che ha deviato il pallone dando una mano alla Sparano. Capovolgimento di fronte, calma, dice calma con la sua esperienza Federica Radicchi, giocatrice del giro della nazionale. Pallone che arriva alla Aiello in posizione 1, gioca a scarico la Gitto, ma la Aiello vuole centralmente la Sevenic, che arriva a contatto con la Vitaliti, che viene espulsa. Attenzione all'1-2, ma il direttore di gara ferma tutto. Espulsa Noemi Vitaliti, prima espulsione per la Vitaliti, espulsione anche per Sara Zaffina, quindi doppia espulsione. Sara Zaffina la sua seconda espulsione. Attenzione alla Sevenic, la mancina olandese conclude ed è la conclusione del 13-7, massimo vantaggio fino ad ora da parte del Messina, più 6 su Cosenza. Sembravamo essere entrate in maniera diversa rispetto al terzo quarto, in quest'ultimo quarto, con la rete della Vitaliti. E invece poi nuovamente abbiamo lasciato spazio alle nostre avversarie fino al più 6, al 13-7, che di fatto sancisce un varco insormontabile tra Cosenza e Messina. Blanca Gil, Zoe Arancini conclude, deviazione della Sparano, si riprenderà con possesso palla Cosenza. Roberta Motta, 1 minuto 37 secondi, siamo noi il vostro cronometro. Carolina Nicolai nuota la Vitaliti, centralmente va a comporre il doppio centro boa. Seguiamo ora invece la Gil per la Motta, che si accentra, va a giocare in posizione 3. Roberta, vediamo se ci prova da lì, ci prova Roberta, ma la Sparano non è l'ultima arrivata. E allora è facile che non solo riesca a neutralizzare il pallone, ma anche a servire la Aiello, che sola contro la Nigro fa 14-7 e Messina ci doppia di fatto. Lo dicevamo, la squadra siciliana ha aperto un varco nel terzo quarto, il varco che ha sancito di fatto una distanza insormontabile tra noi e loro, una distanza che al momento dice più 7. Ossia Messina 14, Cosenza 7. Nuovamente 4 reti segnate dalle siciliane anche in questo terzo quarto. Siamo nell'ultimo minuto di gioco, abbiamo poco da chiedere a questa partita. La Gil va a gestire il pallone, la decuia, nuovamente la Gil, poi la Vitaliti. Noemi prova a proteggere questo pallone, ha segnato 5 reti, ha fatto tanto Noemi Vitaliti nei primi due quarti. Se siamo rimasti incollati a Messina è merito soprattutto di Noemi Vitaliti e delle sue reti. Ora 29 secondi alla fine, fallo della Vitaliti e tiro di rigore per Messina, 27 secondi dalla fine. Tiro di rigore affidato ad Arianna Garibotti. Conclusione vincente per la Garibotti.
ed è la rete numero 15 per Messina, più 8 a 27 secondi dalla fine. È la settima sconfitta consecutiva per la Tubisider Cosenza. Settima sconfitta che, ripetiamo, può anche starci al cospetto comunque di una squadra importante, costruita per un campionato di vertice, Messina. Però commettiamo grosse ingenuità. E commettere queste grosse ingenuità mentre ora c'è la rete della Arancini. Seconda rete personale per Zoe Arancini. 8 Cosenza, 15 Messina. I parziali dei quattro tempi: 1-2, 4-4, 1-4, 2-5. Nel terzo e nell'ultimo quarto Messina ha dimostrato di essere troppo forte per noi, o noi così ancora fragili, mettiamola così, da non riuscire nel terzo e nell'ultimo quarto a tenere botta alle nostre avversarie. Termina qui la partita, si stringono la mano i due tecnici, ha avuto la meglio Maurizio Mirarchi su Andrea Posterivo, che purtroppo deve assistere dalla panchina alla settima sconfitta consecutiva delle sue ragazze. Cosenza che resta quindi sempre fanalino di coda. Questi i risultati dell'ultima giornata, e ancora una volta spicca la sconfitta casalinga di Cosenza contro Messina, 15-8 in favore delle siciliane. Vi ricordo invece, come vedete alla grafica, che è stata posticipata causa maltempo, causa il nubifragio che ha colpito la Liguria, la gara tra Rapallo e SIS Roma. Per quanto riguarda la classifica, Messina che sale a 16 punti, Cosenza, lo dicevamo, che invece resta ultimo posto, all'ultimo posto, fanalino di coda, ed è brutto, bruttissimo vedere quello zero in classifica. La prossima gara sarà determinante, lo vediamo proprio dalla grafica. Perché? Perché andremo a far visita al Foro Italico a Roma, alla SIS Roma, SIS Roma, Cosenza e Firenze, che sono le indiziate maggiori alla retrocessione, e quindi bisognerà capire dopo questi scontri diretti chi realmente ha meno chance rispetto alle altre. Si giocherà il 15 di novembre alle ore 15 e sarà una partita per noi fondamentale, così come quella che vedrà successivamente, 7 giorni dopo, Cosenza affrontare qui in casa Firenze. Per il momento è tutto, pochi secondi, e da Bordo Vasca ci sarà la voce dei protagonisti per commentare questa gara che, vi ricordo, ha visto Messina battere Cosenza 18-15-8. Per il momento è tutto, linea che per ritornare allo studio. Con il presidente Giancarlo Manna commentiamo questa sconfitta, la settima consecutiva. Sapevamo che sarebbe stato un inizio difficile, ma cos'è la cosa che non riesce davvero a mandare giù di queste 7 partite? Sicuramente le prestazioni, i risultati non mi soddisfano, quindi qualcosa ho detto già in settimana che non va bene così. Ci dobbiamo attendere novità, presidente? No, nessuna novità, le novità ce le dobbiamo attendere solo dai risultati, e quindi adesso vediamo. L'allenatore ha una dichiarazione 2 o 3 giorni fa, ha detto che il nostro campionato inizia sabato a Roma, per poi Firenze, poi Catania, e vediamo, iniziamo questo campionato, vediamo. C'è questo divario tra Cosenza e Messina, tra Cosenza e Padova, perché per 2 quarti siamo rimasti in partita, poi è come se le amnesie, come se un calo psicologico dessero la possibilità alle nostre avversarie di prendere il largo. Non lo so se solo una situazione psicologica, può essere pure una questione di preparazione, io non ne capisco nulla, però so certamente, per esempio, che sabato scorso abbiamo perso 4-1 il quarto tempo. Le altre partite, come ha detto lei, terzo e quarto tempo c'è un calo psicologico, io dico pure fisico a questo punto, perché mi sembra abbastanza, per quello che mi riguarda, evidente. Ripeto, io non ne capisco tanto, però
le altre vanno in acqua, le nostre mi sembra un po', qualche problema sicuramente c'è. Oggi la Vitality aveva la mano calda, ci si aspettava forse qualcosina di più dai nuovi acquisti, acquisti importanti come Blanca Zil, Zerancini? No, no, ma di quello io non faccio nessun nome, immagina, io parlo della squadra. Ritenevamo tutti di aver allestito una squadra che si doveva e si deve salvare, adesso vediamo. Però non pensavamo mai di arrivare alla penultima partita, alla terzultima partita di campionato a 0 punti. Questo è un fatto certo, evidente, siamo delusi da queste prestazioni, da queste partite, da questi atteggiamenti. Io personalmente sono deluso. Sarà Roma a dirci il valore reale di questa squadra, la sfida di Roma? Non lo so, così ha detto l'allenatore. Io mi attengo a quello che dice l'allenatore. A questo punto vado a vedere a Roma che succede. Ringraziamo il presidente Manna e tra poco avremo proprio l'allenatore del Cosenza, Andrea Posterivo. Insieme a Giusy Cittino commentiamo questa sconfitta, la settima consecutiva, un'altra sconfitta, Giusy, che brucia e fa male. Sì, purtroppo, come ho già detto, le nostre partite sono praticamente nella routine del giorno. Arriviamo al secondo o terzo tempo, poi ci perdiamo perché arriviamo al secondo o terzo tempo che la giochiamo con tutti e poi non si sa il perché, forse siamo stanche, non siamo ai livelli sicuramente delle altre squadre, perdiamo, molliamo come se non ci credessimo. Ora arriva una sfida importante che è quella di Roma, poi ci sarà quella in casa contro Firenze, due tappe fondamentali che ci diranno realmente quale sarà il nostro futuro in Serie A. Sicuramente non possiamo perdere, come non potevamo già perdere partite passate, ma ormai, come ho già detto, sono passate, quindi cerchiamo di rifarci al meglio con queste due partite che ci aspettano sabato e sabato prossimo. Unica nota positiva di tutta questa giornata, la tua convocazione in nazionale, complimenti per te, ovviamente si aprono le porte della nazionale, è un momento anche importante per la Calabria e per Cosenza. Sì, io sono felicissima, è stata una grande soddisfazione, lo devo ai miei genitori, alla mia società, comunque a tutte le persone che stanno credendo in me e che continuano a lavorare insieme a me. Ringraziamo Giusy Cittino, avremo tra pochi minuti l'allenatore Andrea Posterivo. Con Andrea Posterivo commentiamo questa settima sconfitta consecutiva. Andrea, che cos'è che non va in questa squadra? Perché per due quarti abbiamo mantenuto testa ad una squadra importante come Messina, poi cosa è successo? Ma come era già successo con Padova, come è successo con Imperia, quindi significa che noi stiamo lavorando sull'esperienza di queste ragazze, noi dobbiamo sempre ricordare, e lo sapevamo dall'inizio, che sarebbe stato un campionato difficile dove avremmo pagato l'inesperienza di molte delle nostre giocatrici. Non ci sono esordienti nel Messina, non c'erano esordienti nel Padova, non c'erano esordienti nell'Imperio, non c'erano esordienti nel Bogliasco, parlando solo delle ultime quattro partite che abbiamo affrontato. E noi ce la siamo giocata a viso aperto sempre, l'abbiamo fatto anche oggi. Terzo tempo abbiamo cominciato a forzare perché poi, essendo una squadra giovane e inesperta, poi abbiamo frenesia nel voler recuperare. In quei momenti Gil, Arancini, la stessa Vitality devono darci una mano a livello di esperienza, lo fanno, lottano come tutte le altre per quattro tempi, e allora non posso rimproverare assolutamente nulla per quanto riguarda l'impegno. È chiaro che bisogna avere pazienza, serenità, l'ho detto dalla prima partita, anche nelle interviste pre-campionato. Bisogna avere tranquillità, pazienza, perché è un campionato difficile. Il nostro presidente ha detto che è un altro sport, io concordo con lui, è un altro sport, quindi noi ancora dobbiamo imparare bene le regole di questo sport. Sabato avremo una partita per noi fondamentale, l'Assis Roma sicuramente è da scontro diretto, dovremo cercare di far tesoro di tutti gli insegnamenti delle sette sconfitte fino adesso subite. Hai parlato di Blanca Gil, di Zoe Arancini. Ti aspettavi
e ci aspettavamo comunque noi qualcosina in più, anche vista la loro esperienza. Tu ti aspettavi qualcosina in più? No, le tre ragazze che ho nominato stanno facendo il loro, lo stanno facendo bene, lo stanno facendo anche e soprattutto in allenamento. Ci stiamo provando con tutto noi stessi, stiamo continuando a lavorare, stiamo lavorando forte. C'è solo esclusivamente bisogno di tranquillità. Ripeto, ribadisco, non ho nulla da rimproverare alle ragazze, non ho nulla da rimproverare a Gilla, ad Arancini, a Vitaliti, visto che le ho citate prima, che sia chiaro, loro stanno facendo il nostro, ci devono aiutare ancora di più nella gestione di alcuni momenti topici della partita, ma sicuramente il loro impegno è massimale. Chi invece è sembrata avere una mano molto calda, del resto è stata la migliore realizzatrice di questa partita, è stata Noemi Vitaliti. Sì, oggi ha segnato un po' di più Noemi, però ripeto, questo è un gruppo che deve crescere nella sua interezza, perché non sono stati sufficienti i gol di Noemi per portare a casa 3 punti, in altre situazioni non sono stati sufficienti i gol di Blanca o i gol di Arancini o i gol di D'Amico per portare a casa punti. Noi dobbiamo essere sereni in questo momento, e non è semplice, perché la classifica sicuramente non ci aiuta, però lo sapevamo che sarebbe stato un campionato difficile, sapevamo che si poteva arrivare alla salvezza nelle ultime partite. Il calendario ci ha riservato gli scontri diretti nelle ultime 2 giornate di campionato, e adesso siamo arrivati e dobbiamo provare a fare più delle nostre possibilità per portare a casa punti importanti. Sulla carta d'oggi Cosenza sembra avere qualcosa in più rispetto a SIS Roma e Firenze. Anche il presidente Manna lo ha detto prima in un'intervista in settimana, ha dichiarato: Roma sarà una tappa fondamentale, cruciale. Col confronto con le altre squadre, nelle altre partite, si può dire tutto e il contrario di tutto. Il presidente ha ragione, sicuramente SIS è un crocevia fondamentale per la nostra stagione. La partita contro la SIS è un crocevia fondamentale, che noi dobbiamo dimostrarlo in acqua di avere qualcosa in più delle altre. Fino adesso sia Firenze che SIS hanno 3 punti e noi siamo a 0, quindi in questo momento sono loro che hanno qualcosa in più rispetto a noi, e noi dovremo essere bravi nelle prossime 2 partite a cercare di ribaltare questa situazione e a venire fuori prima possibile da una situazione sicuramente non serena, ma assolutamente non inaspettata, perché l'avevamo detto che sarebbe stato un campionato diverso da quello dell'anno scorso. Forse abbiamo abituato troppo bene chi ci sta intorno negli ultimi anni. Noi non siamo diversi dalla squadra dell'anno scorso, non è diverso l'allenatore, non è diversa la società, non sono diverse le ragazze, anzi abbiamo cercato di rinforzare questo gruppo. Dobbiamo semplicemente continuare a lavorare e sabato andare a fare punti assolutamente a Roma. Sabato, abbiamo detto, ultima domanda, partita cruciale, va detto una cosa però: noi arriviamo avendo giocato una gara infrasettimanale, Roma invece non ha giocato contro Rapallo perché è stata posticipata la partita, loro di sicuro saranno più fresche. Sì, ma noi saremo sicuramente più arrabbiati, perché abbiamo subito la settima sconfitta di fila, quindi sicuramente saremo più arrabbiati rispetto a loro. Poi purtroppo non si è potuto giocare a Rapallo per quello che è successo in settimana, quindi facciamo gli auguri agli amici liguri che possano riprendersi prima possibile da una situazione sicuramente non agevole, e vediamo di dare un dispiacere agli amici romani sabato sera. Ringraziamo Andrea Posterivo, tra pochi secondi avremo l'allenatore di Messina, Maurizio Mirarchi. Con il tecnico di Messina, Maurizio Mirarchi, commentiamo questa vittoria della squadra siciliana. Si aspettava una risposta dopo il pareggio contro Rapallo, pareggio che ha lasciato l'amaro in bocca per quel rigore a fine partita. Beh, c'è stata, perché la vittoria di oggi è stata una vittoria abbastanza netta. Ma facendo un passo indietro, la partita con Rapallo sicuramente è una partita che non è andata bene, però c'è anche da considerare, voglio dire, siamo 8 giorni che lavoriamo insieme, le nazionali tra virgolette l'ho viste 2 giorni, anzi giovedì e venerdì, quindi alla fine la preparazione della partita, che per me è fondamentale, diciamo che Rapallo è stata molto approssimativa. Detto questo, oggi c'è stata una reazione, sicuramente 2 tempi un po' intermedi, 2 tempi in cui abbiamo
un po' timorosi, un pochino nervosi. Poi siamo un po' assestati, soprattutto in difesa, abbiamo fatto un'ottima partita in attacco, centellinando sempre i palloni, giocando con molta attenzione. Quello che qui chiedo è proprio la gestione della situazione, quando dover portare il contropiede, quando dover rallentare, sono cose che ci vuole tempo e poco che lavoriamo assieme. Due quarti alla pari, poi siete venuti fuori, che cosa è successo? Ma come ho detto, due quarti in cui, guardando la mia squadra, anche merito del Cosenza che ha giocato due bei tempi, bisogna riconoscerlo, però guardando la mia squadra dobbiamo soltanto migliorare dal punto di vista dell'approccio, perché poi anche quello difettiamo un po', e come ho detto prima, nei due tempi iniziali eravamo troppo nervosi, anche troppo scollegati, secondo me abbiamo regalato due o tre gol proprio per mancanza di attenzione e per mancanza di lucidità in alcune situazioni difensive. Secondo me, lavorando su questo, possiamo crescere molto. Mister, ultima domanda, questa vittoria è un messaggio che Messina lancia alle grandi di questo campionato? Ci siete e volete lottare per i primi posti? Ma io, non è che dico che noi dobbiamo fare un campionato lottando per i primi posti o cercando, noi dobbiamo cercare di fare il meglio possibile. Poi Imperia e Padova sono due corazzate, sono squadre che giocano da anni insieme, si trovano occhi chiusi, si conoscono, sono squadre che hanno ottime giocatrici. Noi, ripeto, sono 8 giorni che lavoriamo insieme, perché prima è un'altra storia, quindi se abbiamo la pazienza, l'umiltà di lavorare quotidianamente, settimana dopo settimana, possiamo arrivare alla fine e poi vediamo quello che succede. Ma ripeto, loro due secondo me adesso hanno veramente, sono su un altro livello rispetto a noi e rispetto alle altre squadre del campionato. Grazie mister Mirarchi, in bocca al lupo ovviamente. Lupo, grazie a voi. Davvero Bria, anche il grazie a voi tutti, l'appuntamento ovviamente con il prossimo impegno casalingo della città di Cosenza Tubisider. Buona serata a tutti.